Ciao a tutti ragazzi da Carlo109 e bentornati su Megane per questo nuovissimo video di Nozomi Eleven Go Chrono Stones. Allora ragazzi, intanto devo dirvi delle cose importantissime, quindi ascoltatemi bene ragazzi, specialmente in questi primi minuti. Intanto tanto fanno il mix max con Nobunaga. Basso un po' perché è davvero alto. Impulso effimero, ok. Ragazzi, devo dirvi delle cose importantissime. La prima è che ragazzi ho un nuovo social network davvero fighissimo, vi ho fatto anche un video, ma davvero ragazzi vi dico delle cose importantissime. Non solo è un nuovo social network fighissimo che ho, allora si chiama Su, non so come si pronuncia, cioè si pronuncia Su in teoria, comunque si scrive TSU, quindi ragazzi cercate TSU e attenzione, questo social network che è un po' l'unione di Instagram, Facebook e Twitter ti fa guadagnare. Avete capito bene ragazzi, un social network che ti fa guadagnare. Quindi ragazzi vi invito a iscrivervi a questo social network usando, dato che per joinare, cioè per entrarci, dovete mettere un codice e uno vale l'altro, quindi se per favore potete mettere il mio sarei davvero contentissimo. E quindi se vi chiede il su.co/, dopo vi darete mettere una parola, una lettera lì, una parola insomma, scrivete Cora019 C maiuscolo Onrad poi 019 C maiuscolo Onrad invece minuscolo. Tanto qui state pure seguendo il dialogo, non c'è problema ragazzi, seguite pure. E bene, quindi ragazzi mi raccomando, si potrà guadagnare, quindi l'importante ragazzi è iscriversi con il mio codice e mettere mi piace, condividere foto eccetera per guadagnare proprio. Perfetto. E bene, quindi ragazzi invito a iscrivervi, il link in descrizione. Seconda cosa importantissima ragazzi riguarda proprio questo gameplay, finalmente parliamo un po' di questa cosa, tanto voi leggete pure il dialogo, non vi preoccupate. Allora, per quanto riguarda il gameplay, ecco Giovanna d'Arco. Eh sì. Eh sì, è vero. Lo sognò. Fece un sogno e dopo, sì, sappiamo tutti la storia di Giovanna d'Arco. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, per questo gameplay ragazzi, qualcuno si è pure sorpreso ieri. Intanto Goldie, vabbè, e si era pure sorpreso e ha detto, ma perché non è uscito in Azuma ieri? Ragazzi, è matematico proprio, cioè voi vedete i like, finché non raggiungiamo 100 like con l'episodio ragazzi, in Azuma niente. In Azuma ogni sera alle 16.30, cioè scusate alle 18.30, oggi non sarà alle 18.30 per esempio perché sarà un po' più di ritardo perché il 100 mi piace proprio, sono a pizzico, adesso che sto registrando sono 98 per dire, quindi due, mi piace penso di farli in un paio d'ore, però comunque saremo a pizzico. Quindi ragazzi dobbiamo superare i 100 like per ogni nuovo episodio, io ve lo dico proprio ragazzi, 100 mi piace un episodio, non vi costa nulla, non è che mi pagate, non prendo di più, è solo per vedere se vi sta veramente piacendo o se non siete già andati via, avete già cambiato gameplay, cioè voglio solo vedere ragazzi quanto vi piace, vi coinvolge, andrò a fare appunto farmi vedere che vale fare un episodio al giorno, va bene. Qualcuno mi chiedeva, ma perché chiedi 100 like qui, non lo chiedi per esempio un po' come un shuffle, non so. Allora, le ragioni sono molto molto semplici. Pokémon Shuffle non lo faccio ogni giorno, primo, quindi non chiedo uno sforzo così tanto, potrei anche farlo senza chiedere mi piace Shuffle, perché comunque lo carico quando voglio, quindi non c'è una cosa da rispettare, non c'è qualcuno che deve sostenere la serie affinché possa essere programmata in un certo punto. Poi, due, cosa volevo dire? Aspettate, mi sono... Oddio, qua sopra. Ah sì, oddio, ho avuto un attimo un lapsus perché stavo vedendo lì della storia di Axel qui. Ah, aveva lui l'arma del coraggio per Giovanna d'Arco, ok. E comunque sto dicendo ragazzi, aspettate. Gabi, amicissimo di Riccardo, è anche un po' invidioso. Attenzione al protocollo Omega.
Ok. Grazie, adesso mi sono dimenticato cosa stavo parlando. Sì, per il 100 mi piace, perché no shuffle e sì, in Azuma? Anche perché ragazzi, shuffle registrano episodi di 10 minuti e punto. In Azuma registrano episodi di 20 minuti ed è già il doppio, poi metterlo con una, diciamo, una frequenza maggiore. Poi un'altra cosa ragazzi, so benissimo che in Azuma ha assolutamente il potenziale per avere 100 like, perché insomma è un bellissimo gioco, quindi... Tutte queste cose ragazzi fanno capire insomma che dai 100 like ci devono essere ragazzi a ogni parte, mi raccomando 100 like ce la possiamo fare sempre. Cos'è sto robo? Dovete pensare che da qua io non ho più visto Sarebbe niente. questo il piano della El Dorado? Da qua non so più niente perché non ho più visto l'anime. Ah, grazie mille per tutti gli spoiler, siete davvero gentili, eh. Tutti mi avete detto grazie mille, grazie mille. Gentilissimi. Ai ai. Perché ragazzi? Perché? Perché? È vero che vi invito a commentare, ma non dovete essere così. Mi possono permettere di dire antipatici, cioè perché dovete fare spoiler? Sinceramente non sono uno che sarebbe tanto per gli spoiler, però questa volta qua mi è davvero dispiaciuto. Che tutto l'impegno e la passione che ci metto, poi mi dico non ho ancora visto, per favore, insomma, invece mi mettete. Ma non uno, tanti. Vabbè. Comunque, ecco, vi dico, chi magari non sa, non ha mai avuto, cioè non ha mai visto l'anime, non sa di cosa stiamo parlando, vi invito a non guardare i commenti, quindi magari a commentare, ma non guardare i commenti, perché comunque magari c'è scritto una frase di spoiler, eccetera. Io vi invito, ragazzi, a non metterla, davvero. Anzi, forse d'ora in poi anche eliminerò i commenti di spoiler, probabilmente. Vabbè, non dico ovviamente di cosa si trattava per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse visto, quindi... Ok. Adesso sì, mi avete rovinato un po' la sorpresa, sinceramente. Non vi dico più niente, però dico, ecco, solo per dire che mi è un po' dispiaciuto, quello sì, un po' deluso. Ci vai in posizione. Francia medievale. Sì, Giovanna d'Arco è durante la guerra dei cent'anni vissuta, no? Cioè proprio in quell'occasione. Va bene. Che pronuncia. Nous arrivons. Va bene. Ricordo, da qua non ho più visto niente, quindi per favore, niente spoiler. Per favore, non giudicatemi male, nel senso che non lo so, quindi non posso dirvi niente. Qualsiasi cosa dica, non... Niente, che se provo a dire qualcosa magari ci azzecco, non è perché lo sappia, ma proprio perché sono bravo. No, no, non era già finita la guerra dei cent'anni. No, era ancora in corso probabilmente la guerra dei cent'anni. Era verso gli ultimi anni, probabilmente. Ah sì, lasciamoli lì a fare la guerra. Le ami di Wonder ha trovato qualcosa di strano. Va bene. Allora. Andiamo a Vaucouleurs.
L'orsacchiotto lì, vabbè, vedete questa cosa un po' più realistica, so che è fantastica, un orsacchiotto. In frattempo, sì, ma sto Mike rimane sempre, cioè solo Alfa e Beta vanno via. Cioè potevano lasciare Alfa e Beta, ma togliere Mike. Clip. Figata. È buono quindi questo. Proprio non lo so, ragazzi. E tu chi saresti? Sapevo che l'avresti detto. In realtà però intendevi chi è questa adorabile canaglia, vero? Ho ragione io, vero? Insolente! La voce di Axel, cosa? Della classe bassa senza nome. Classe bassa senza nome. Allora che non chiediamoci il nome, non si chiama classe bassa senza nome se non ha nome. Sono un membro della classe bassa senza nome. Io invece un nome me lo sono fatto. Sono troppo forte. Allora, ha delle moto fighissime come quelle che si usavano in Yu-Gi-Oh! Zexal, sì. Ho sentito parlare di te. Hai messo insieme 30.000 punti reato. Sei un criminale di classe S. Ah. Nel settore di massima sicurezza del centro di detenzione e correzione. Non so altro, Gamma, ma questo individuo è pericoloso. Interessante. Distruggendolo faremo un favore al mondo intero. Sì, questo è il doppiatore di Axel. Aspettate, io sono qui. Voi abbaiate come dei chihuahua, ma io morto come un pitbull. Fatemi sotto. Ah, però loro sono in 11, tu sei uno. E ovviamente con il calcio. Perché il calcio. Oddio. Il calcio ovviamente è l'unico mezzo con cui si fanno guerra e tutto quanto. Calcio e basta. Ma cos'è? Peggio di Majin Buu. Oddio, ma fa paura questo. Anche se fosse buono, fa paura perché è troppo forte. Cosa è successo? Gamma, mi ricevi? Rispondi. Cioè, Gamma neanche il tempo di esordire già perde? Davvero? Zanark si chiama. Che cosa? No, questo qui è fortissimo. Cioè, anche se fosse buono, avrei paura comunque. Ehi, vecchiacci dell'Eldorado. Lo so che state guardando. Vi propongo un accordo. Io mi sbarazzo di quei mocciosi che vi danno Ah. fastidio e voi mi ripulite la fedina penale. Che ve ne pare? Ah, non è buono, ok, non è buono. Sapete come funzionano queste cose? Non possiamo trattare con un criminale del genere. Ci pugnalerà alle spalle. Molto bene, accettiamo. Sapevo che l'avresti detto. Ok, sveglia! Tutti in piedi! Sì, ma non ti cancelleranno mai la fedina penale, soprattutto mi ammazzerà tutti. Ok, ho molta paura di questo ragazzo. Plebei, siete rimasti folgorati dalla mia superiorità? Zanark, mio signore. Allora, pensi che riuscirete a dare una lezione a quei mocciosi della Raymond? È chiaro, con il tuo potere, mio signore, nessun avversario potrà batterci. Aia, controllo mentale più Sapevo che potenziamento. l'avresti detto. Questo Zanark, oltre ad essere potentissimo, molto malvagio, incredibilmente appunto indistruttibile, dà anche potere e controllo mentale. È un pericolo pazzesco, ragazzi, non sto scherzando. E non sapendo la storia, non so come riusciranno a batterlo. Solo allenamento non basta, se si batte così quello uno come Gamma e tutti gli altri 10. Wow. Ma intanto arriviamo in questa zona molto, molto bella. Questo rifugio, questa. Cos'è? Una torre? Trovo un'uscita al più presto. Ah, ok, pensavo fosse troppo facile. Questo è un tipo un tesoro. A volte non gira a sinistra, non so perché. Ho tipo il tasto messo male, probabilmente. Ok, dato una bella foto alle botti, sai com'è? Vabbè, sarà sicuramente questa l'uscita allora. Cosa sta succedendo?
Non dite ci hanno scoperti, perché non è che sia molto. Sì, la storia non racconta proprio una roba del genere, però nemmeno questo, nemmeno questo. Nemmeno questo, no, no ragazzi. Fate finta sia solo che abbiano preso solo spunto. Hanno solo preso spunto, ragazzi. Non è così la storia. Una caramella rara. Quella non è una caramella. Quella non è una caramella. Quelle non sono caramelle. Va bene. Bel villaggio di Vaucouleurs. Tanto questo qua per sicurezza si è seduto sopra, perché è ovvio, no? Lui tipo. Va bene. Quindi ragazzi, il prossimo episodio rotoleremo verso sud e andremo a Vaucouleurs. Oh no, sono andato giù veramente. Ai ai, spero finisca presto questa roba qui. Perfetto, perfetto, perfettissimo, siamo in un rarissimo. Quindi ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Mi raccomando ragazzi, dobbiamo superare i 100 per il prossimo episodio. Mi sta per mancare la voce. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e commentate senza spoiler ragazzi, però vi prego, vi prego. Tanto per dare un'occhiata qui ai nuovi messaggi. Vabbè, niente di così interessante, no? Possiamo anche finire qui l'episodio. Bene ragazzi, un saluto dal vostro Conno089 e al prossimo video. Ciao ciao!